non parlerò di, diciamo, farò uno squarcio di vita di come si viveva allora, di com'era. Io sono molto affezionato a questa cosa, quelle cose che sto vedendo mi fanno tanto tanto piacere, e perché qui c'è la mia infanzia, c'è la nostra storia, e anzi, come ha detto il sindaco, cercherò di parlare più cellenese, ecco, l'affezione per questa cosa deriva da tantissime cose. Per esempio, vedete quella finestrella lassù? Dovete sapere che lì ho portato a termine i miei studi, la quinta elementare. Poi io, il quartiere mio era la Piazzarella. La Piazzarella, se, quando tirava il vento, era una cosa eccezionale. Ancora si dice, quando tira il vento forte, oh, pare da sta la Piazzarella. Io, la casa mia era piccolina, se salivano due o tre scalini c'era un piazzetto e si entrava nella cucina. E poi c'era una scala di legno che andava di sopra nella camera, e c'era pure perfino il coperchio per chiudere, perché io non so, e io dormivo tra il camminetto e una finestrella che avrà visto pure passare il nostro Coti e l'Alentese, com'erano, guarda, tra gli spifferi e i fili della luce che attaccate vicino alla finestra, quando tirava quel vento ululava proprio i fischi, e io godevo, mi coprivo pure la testa con il lenzuolo, perché era bellissimo, e ancora mi piace sentire il vento, ci godo quando tira il vento forte. Poi cosa posso aggiungere? Per esempio, mi piace ricordare una cosa di una... Ah, mo non parlo più cellenese, ma mi piace ricordarmi di una persona che qui è presente, abbiamo la nipote, e salvò mia cugina Emilia, piccola, che io c'ero molto affezionato perché era un po' più piccola di me, e quando mi lasciavano coi nonni eravamo io e lei, giocavamo con lui insieme. Passando, sentì degli scricchiolii e ha provato la porta a entrare per vedere che succedeva, non c'era nessuno, ha immaginato che c'era sta bambina a letto, di corsa l'ha presa, e mentre usciva con questa bambina e appresso a lei cadeva tutto il soffitto di sotto, quindi le salvò la vita. Questa è una cosa che magari non se, qualcuno se ne ricorderà, però mi ha fatto piacere adesso ricordarmi, perché sto parlando così di quello che mi viene in mente in questo momento. E tante cose. No, però parli troppo bene, ad averla cellenese. Non è bene, ci riprovo. Allora, non sono stato mai di grande appetito, come si vede, no? Allora, come no? Io ho detto che io ho terminato i miei studi in quella finestrella, ma come non l'ho detto? È stata la prima cosa. C'era la valle che di notte mi piaceva tanto vedere, e siccome forse poi ho pensato che questa mancanza d'appetito derivava da un fatto che purtroppo la mia mamma è rimasta incinta del mio fratello. Oh. Allora, io fino a 2 anni ancora avevo la zinna. Oh. Io la zina, e allora alla mia mamma mi ha levato il latte, e me da mangiare non male, mi piaceva, non lo mangiavo. Allora mi portò una sera sulla proma dell'amore, non del dirupo, dell'amore, per farmi mangiare. Mi piacque così tanto che non ne ho mangiato più la sera, mangiavo solo al pranzo, la sera niente se non mi portava lì, perché era bellissimo. C'erano tutte le lucine delle case, che adesso tante casali di contadine non neanche ci sono più, sono ricoperte da spini. Si sentivano i cani che si abbaiavano da un casale all'altro, questo rumore, queste lucine mi incantavano, era bellissimo. E questi sono ricordi che poi ti rimangono. Quindi adesso, come ho la possibilità,
vengo qui. Quando andai nel 64 militare, questa è un'altra cosa, lasciai tutte le case ancora in piedi, casa della Camilla addirittura c'erano dei mobili dentro con dei dischi, che noi quando uscivamo da scuola non andavamo a casa, andavamo a girare per questi scaricatici, che la mia mamma mi diceva sempre: ti ferma giù per questi scaricatici che qualche volta non venghi a casa più. A noi, ma chi le sentiva la nostra mamma? Ecco, Tullio, con Carlo, con Neno, eravamo 4-5 della quinta che facevamo, andavamo a casa di sera, insomma, tant'è che una volta andando a casa trovavamo la famosa tomba del Grepe, vabbè, quella è un'altra storia, torniamo a Celleno, vabbè. Se comincio dopo non finisco più. Ci sono tante cose, per esempio la cantina dei Ciappele. La cantina dei Ciappele era praticamente una cantina che prima stava sotto una casa che poi si è diroccata, avevano spianato e le chiamavano l'ortaggio. Era venuto uno spiazzo dove le chiette andavano al sole. E dentro sta cantina praticamente si andava a fare tutti i bisogni, era il bagno pubblico della piazzarella. Allora c'era solo quello, l'orpitale o le grotte. Ecco, poi che dire, penso che i ricordi sono tanti, penso che altre cose, ecco, mi ha fatto piacere ricordarmi della Giovanna perché era una cosa che tanta gente non se ne ricordava forse più, poi purtroppo questo è morto presto lo stesso. Della Giovanna, sì, te lo ricordi che salvò l'Emilia che mentre usciva gli cadeva tutto il pavimento. Poi basta, perché la Giovanna, la nonna di Eleni, la mamma di Luciano. Sì, e c'erano tanti personaggi tipici gagliardi, il suo padre che era il primo pescatore stato della storia di Celleno. Sì, perché andava a pesca con le cannette giù per i fossi, questo non lo ricordo. Tante cose, tanti personaggi che adesso non è so che. Se vuole raccontare qualcosa, un'altra storia, qualcuno, se no andiamo a fare. L'Emilia, mia cugina, la Emilia Diretti. Mi ricordo, ho detto.